un rifugio dotato di ogni comfort necessario a rendere dignitosa la permanenza dei suoi ospiti, perché la carità è anche concretezza, spiega il cardinale Francesco Monterisi, giunto a Trani per benedire il dormitorio destinato a persone senza fissa dimora, inaugurato presso il centro Caritas di via Dalmazia. 16 posti letto, uno spogliatoio e dei bagni accoglienti, 5 docce ed una lavanderia e persino dei sistemi di ventilazione, riscaldamento e sicurezza. Una struttura sognata per oltre 20 anni, dicono dalla Caritas, e che oggi vede finalmente la luce. Sono 20 anni di attesa, 20 anni di programmazione, di progettazione, 20 anni anche per cercare un posto adeguato, non per, come dire, un'accoglienza emergenziale, perché altrimenti avremmo potuto trovare da chissà quanto tempo un posto per queste persone, ma un posto che fosse accogliente, che fosse soprattutto rispettoso della dignità. Il dormitorio, costato 300.000 euro, è stato intitolato a Monsignor Giovan Battista Pichierri, il compianto vescovo della diocesi di Trani Barletta Biceglie, scomparso il 26 luglio scorso. L'opera è stata finanziata per metà direttamente dalla Conferenza Episcopale Italiana, per l'altra metà grazie al contributo della nostra curia, ma anche grazie alla spinta data negli ultimi tempi da Monsignor Pichierri, il quale fin da sempre ha voluto caratterizzare all'interno di ogni città della diocesi una presenza di carità. E nel dormitorio lui stesso aveva visto questo segnale molto molto bello. Qualche giorno prima che morisse era venuto qui, aveva visto il dormitorio ed era rimasto molto ma molto contento, perché aveva detto in maniera esplicita: è un posto che garantisce la dignità alla gente. Ecco, si può dire che abbiamo avuto anche la benedizione di Monsignor Pichierri sotto questo punto di vista.